C'era un limpido cielo invernale. Miffy stava dormendo nel suo caldo e confortevole lettino. Quando il sole cominciò a sorgere, Miffy venne svegliata dal cinguettio di un uccellino proprio fuori dalla sua finestra. «Come canta bene quell'uccellino!» pensò Miffy. «Deve essere molto felice. Può vedere il meraviglioso prato tutto coperto di neve. Vorrei essere anch'io là fuori». Così Miffy indossò il suo caldo cappotto e la sua calda sciarpa e uscì sulla friabile neve bianca. L'uccellino era ancora lì, proprio nel giardino di Miffy. «Che uccellino felice!» pensò di nuovo Miffy e andò a prendere la sua slitta. Diede una piccola spinta alla slitta e ci saltò sopra. Dava una sensazione così bella scivolare sulla neve bianca e soffice. Miffy sentiva ancora l'uccellino che cinguettava, più forte che mai. E quando si voltò, vide che l'uccellino le saltava dietro. «Anche all'uccellino piace la neve», pensò Miffy. «Mi saltella dietro». Ma ora Miffy doveva voltare la slitta e spingerla indietro verso casa sua. Non aveva ancora fatto colazione. E anche quando voltò la slitta, l'uccellino fece lo stesso e le saltellò dietro. «Devo piacere davvero molto a quell'uccellino», pensò Miffy. «Vuole seguirmi e cantare per me dovunque io vada». Poi la mamma di Miffy chiamò a gran voce. «Sbrigati, Miffy! Non hai tempo per giocare sulla neve prima di andare a scuola. Vieni a fare colazione!» Quando Miffy ebbe finito la sua colazione, l'uccellino era ancora lì, seduto sul davanzale. E mentre Miffy camminava verso la scuola, l'uccellino la seguì ancora, fino a quando non fu arrivata a scuola. «Vuoi venire a scuola, uccellino?» chiese Miffy. «Sai già come si fa a cantare». Miffy pensò che era buffo che l'uccellino la seguisse dappertutto, continuando a cantare. Persino mentre era in classe, l'uccellino stava fuori dalla finestra. Quando fu ora di ricreazione, tutti i bambini uscirono a giocare sulla neve e furono tutti felicissimi di vedere l'uccellino che saltellava intorno. Melanie disse: «Penso che quell'uccellino stia cercando di dirci qualcosa, Miffy». «Sì», disse Miffy, «ha cinguettato e mi ha seguita tutta la mattina». «Forse ha fame, Miffy», disse Melanie. «Oh no», disse Miffy, «non ci avevo pensato. La neve ha coperto l'erba e non c'è niente da mangiare per un uccellino qui fuori». Miffy si sentì triste. «Oh, sono stata sciocca», disse. «Avrei dovuto capire che l'uccellino aveva fame». Corse dentro e portò fuori la bustina di carta contenente il suo pranzo. Tirò fuori un bel pezzo di pane e ne sbriciolò un po' sulla neve. L'uccellino saltò subito sulle molliche e le mangiò tutte. Poi batté le ali e volò via. La mattina dopo, quando Miffy si svegliò, l'uccellino era di nuovo lì. Questa volta Miffy sapeva esattamente cosa fare. Il giocattolo preferito di Miffy era il suo orsacchiotto giallo, che si portava sempre a dormire con lei. Una mattina si svegliò e non riuscì a trovare il suo orsacchiotto. Non era sotto le coperte dove avrebbe dovuto essere. Così guardò sotto il letto ed eccolo lì. «Sei un orsacchiotto molto grande ormai», disse Miffy. «Penso che dovresti avere un lettino tutto per te, in modo da non cadere per terra. Chiederò al mio amico Boris Bear di farti un lettino. Andremo a trovarlo». Così Miffy portò con sé l'orsacchiotto e insieme a Snuffy si diresse verso il bosco per raggiungere la casa di Boris Bear. «Ciao, Miffy!» «Ciao, Snuffy!» disse Boris. «Sono sempre contentissimo di vedervi. E vedo che c'è un altro amico con voi.
È il mio orsacchiotto ed ha bisogno di un lettino tutto suo. Ieri notte è caduto per terra dal mio letto. Non va bene per lui. Naturalmente, disse Boris Bear, devi avere un lettino tutto per sé. Gliene farò uno nel mio laboratorio. Quindi Boris si mise a costruire un lettino per l'orsacchiotto di Miffy. Miffy lo aiutava passandogli gli attrezzi quando glieli chiedeva. E persino Snuffy dava una mano andando a prendere i pezzi di legno. Presto il lettino fu finito. È un lettino davvero bello, Boris Bear, disse Miffy. Grazie per averlo fatto per il mio orsacchiotto. C'era voluto molto lavoro e Miffy era stanca. Proprio in quel momento sentì... Era papà Bunny. Barbara Bear gli aveva telefonato e gli aveva chiesto di venire a prendere Miffy e Snuffy. «Guarda, papà!» esclamò Miffy. «Ecco un delizioso lettino che Boris Bear ha fatto per il mio orsacchiotto!» «Boris è davvero abile!» disse papà Bunny. «Ti sei ricordata di ringraziarlo?» «Oh, sì!» disse Boris. «Miffy mi ha ringraziato molto educatamente. È stato un piacere fare quel lettino per lei.» Poi venne il momento di tornare a casa con la macchina di papà Bunny. Il papà sistemò con cura il lettino sul sedile posteriore della macchina e ci sdraiò sopra l'orsacchiotto. Snuffy gli saltò accanto ed anche Miffy entrò in macchina. Salutarono con la mano Boris e Barbara Bear e partirono per andare a casa. Miffy era molto stanca dopo una giornata così eccitante e un lavoro così impegnativo. Presto si addormentò profondamente, anche se la strada era molto accidentata. Girando dietro un angolo, le ruote della macchina urtarono contro una grossa cunetta e l'orsacchiotto volò dritto fuori dalla macchina. Miffy dormiva e suo papà era occupato a guidare. Non si accorse nemmeno che l'orsacchiotto non c'era più. Quando arrivarono a casa, Snuffy saltò giù dalla macchina e corse via. Miffy guardò sul sedile posteriore e si accorse che il lettino era vuoto. Dov'era il suo orsacchiotto? Cominciò a piangere. Oh no, l'orsacchiotto si è perso nel bosco. Non lo rivedrò mai più. Penso che sarà molto difficile riuscire a trovare il tuo orsacchiotto in un bosco così grande. «E dov'è Snuffy? È scomparsa anche lei!» disse Miffy. Improvvisamente sentirono abbaiare. Si voltarono e videro Snuffy che usciva dal bosco correndo. «Guarda, Miffy!» gridò felice il papà. «Snuffy ha ritrovato il tuo orsacchiotto!» Com'era felice, Miffy! Accarezzò Snuffy. «Sei una cagnetta così brava! Sono felice che tu sia una mia leale amica!» Era una bella giornata estiva e Boris Bear stava disponendo in cerchio delle pietre. Stava preparando un fuoco perché voleva fare una sorpresa a Barbara Bear organizzando un bel picnic sulla collina. Quando ebbe finito con le pietre, andò nel bosco a cercare della legna da bruciare nel fuoco. Nello stesso momento, a casa di Poppy, Poppy stava dicendo alla sua nipotina Granty: «È una giornata così bella! Perché non andiamo a fare un picnic sulla collina?» «È un'ottima idea», disse Granty. «Portiamoci tante carote». Nel frattempo, a mamma e papà Bunny venne la stessa idea. «È una giornata davvero splendida», disse la mamma di Miffy. «Potremmo andare tutti sulla collina a fare un bel picnic». «Oh, fantastico», disse Miffy. «Io adoro i picnic. Perché non invitiamo anche la zia Alice?» «Certo che la inviteremo», disse papà Bunny. «Poi la zia Alice fa sempre delle torte e dei biscotti così deliziosi!» Quindi tutti gli amici si stavano preparando a fare un picnic, ma nessuno di loro sapeva che gli altri stavano facendo la stessa cosa. Boris Bear tornò dal bosco con le braccia piene di legna e la mise tutta dentro il cerchio di pietre. «Prima di accendere il fuoco, andrò a prendere Barbara Bear», pensò. «Sarà sorpresa quando la inviterò a fare un picnic». E Boris Bear se ne andò. Poppy e Granty arrivarono sulla collina, in cerca di un buon posto in cui fare un picnic.
«Guarda», disse Granty, «ecco un buon posto. C'è già un fuoco preparato. Non potremmo usarlo?» «Non sono sicura che possiamo usare questo fuoco, Granty», disse Poppy. «È stato qualcun altro a prepararlo, non noi». Ma proprio in quel momento vide Miffy e i suoi genitori che salivano su per la collina portando un grosso cestino da picnic. «Guarda», disse Poppy, «ci sono anche zia Alice e Snuffy. Devono essere state loro a preparare questo fuoco». «Oh, guardate», disse mamma Bunny, «ci sono anche Poppy e Granty ed hanno preparato un posto perfetto per fare un fuoco». «Possiamo unirci a voi?» chiese Miffy. «Certamente», disse Poppy. «Dopotutto questo fuoco è vostro». «No, no», disse papà Bunny. «Non è nostro». «Allora chi l'ha preparato?» chiese Poppy. Nel frattempo, Boris Bear arrivò a casa. Durante la mattina aveva segretamente preparato un delizioso pranzetto e aveva nascosto il cestino nel suo laboratorio. Ora era tornato a prenderlo. «Barbara Bear, ho una sorpresa per te. Un picnic. Vieni con me». Così Boris e Barbara Bear salirono sulla collina. Sentirono molte voci. «Che bella sorpresa mi hai preparato, Boris», disse Barbara. «Hai invitato tutti i nostri amici a un picnic in questa splendida giornata». Boris semplicemente sorrise e disse: «Siete tutti benvenuti al nostro picnic. Ora accenderò il fuoco». «Aha», disse papà Bunny. «Aha», disse Poppy. «Aha», disse Miffy. «Sei stato tu, Boris, a preparare il fuoco», disse zia Alice. «Stai attento quando lo accendi». Boris Bear sorrise di nuovo. E tutti si raccolsero intorno al fuoco che ardeva e si godettero un meraviglioso picnic in quella splendida giornata. Poppy Pig stava passando davanti a casa di Miffy, tirando un carretto con sopra un grosso albero di Natale in un vaso. «Buongiorno, Poppy», disse Miffy. «Dove hai preso quel bellissimo albero?» «Me l'ha dato Boris Bear, Miffy», disse Poppy. «Il Natale si avvicina e gli ho chiesto se poteva trovarmi un bell'albero». «Un'ottima idea», pensò Miffy. «Anche noi avremo bisogno di un albero di Natale». Miffy entrò in casa e chiese a sua mamma: «Posso andare nel bosco per chiedere a Boris Bear se ci può trovare un albero di Natale?» «Sì, Miffy, ma devi tornare a casa in tempo per il pranzo». Così si mise in cammino attraverso il campo e si inoltrò nel bosco. Quando arrivò a casa di Barbara e Boris Bear, li trovò che stavano già decorando il loro albero di Natale. «Ciao, Boris», disse Miffy, «e buon Natale a te e a Barbara. Vorrei chiederti se potresti trovare un bell'albero di Natale per la nostra famiglia». «Certo che posso», disse Boris. «Ma tu sai che non posso tagliare un albero del bosco, ma posso prenderne uno con tutte le radici e metterlo in un vaso. Così l'albero vivrà fino al prossimo anno». Così andarono nel bosco e videro molti begli alberi. Miffy ne notò uno che era particolarmente bello. «Ma penso che quello sia troppo grande per metterlo dentro casa nostra». «Beh, che ne pensi di quel delizioso alberello lì?» «Oh, quello è troppo piccolo. Tutte le decorazioni natalizie che abbiamo non c'entreranno su quel minuscolo alberello». Poi Boris Bear indicò un albero di misura media. «Pensi che questo possa andare bene?» chiese. «Sì», disse Miffy. «È un bell'albero. Puoi tirarlo fuori con tutte le radici, per favore?» Così Boris scavò intorno all'albero, stando molto attento a non danneggiare le radici. «Lo porterò a casa tua domani»,
Miffy arrivò a casa giusto in tempo per il pranzo e parlò a sua mamma del bellissimo albero che Boris Bear le avrebbe portato. La sera dopo, Miffy, la sua mamma e il suo papà erano occupati a decorare l'albero. Aveva un aspetto magnifico e c'erano anche delle lucine intermittenti. La mattina dopo, Miffy stava andando a scuola e la piccola Snuffy le correva dietro. Quando arrivarono a scuola, ci trovarono Boris Bear con un grosso albero per il cortile della scuola. «Ciao, Miffy», disse Boris. «Questo è l'albero che hai detto che era troppo grande per la tua casa, ma ho pensato che sarebbe stato davvero perfetto per la tua scuola». La maestra e tutti i bambini erano felicissimi di avere un così bell'albero per la loro scuola. Presto i bambini si misero tutti all'opera per fare delle decorazioni per il loro nuovo albero. Sarebbe diventato davvero molto bello. Poi Boris Bear bussò alla finestra. «Ho un'altra sorpresa per te, Miffy. Ho portato anche l'alberello minuscolo. Penso che sarebbe proprio perfetto per Snuffy». «Che bello!» disse Miffy. «Un albero di Natale speciale per Snuffy, da mettere vicino alla sua cuccia». Tutti i bambini della scuola furono felici del loro nuovo albero. A Natale, Miffy e i suoi genitori furono felici del loro albero di misura media e la piccola Snuffy fu molto, molto felice del suo minuscolo alberello personale. Un bel mattino d'estate, Miffy, dopo essersi preparata per andare a scuola, uscì a prendere il suo monopattino. Rimase molto sorpresa di scoprire che il suo monopattino era diventato giallo. «È molto strano», pensò Miffy. «Pensavo che il mio monopattino fosse rosso». Fece un giro intorno al monopattino. Non c'era niente di diverso dal solito, tranne il fatto che il colore era cambiato. Miffy passò con cura la mano sul monopattino per vedere se il giallo fosse stato applicato sopra. Ma non era così. Tornò in casa. «Mamma», chiese, «un monopattino può cambiare colore da solo durante la notte?» «Non credo, Miffy», disse sua mamma. «Ma ieri sera il mio monopattino era rosso e questa mattina è giallo», disse Miffy. «Deve esserci una spiegazione, Miffy», disse la mamma. «Ora sarà meglio che tu vada a scuola con il monopattino giallo e risolveremo più tardi l'enigma». Così Miffy andò a scuola col monopattino giallo. Era molto perplessa. «Come può essere successo?» si chiedeva. Per tutto il giorno continuò a chiedersi cosa potesse essere capitato al suo monopattino rosso e non riuscì a concentrarsi sulle lezioni. Quando le lezioni terminarono, Miffy uscì da scuola con la sua amica Melanie e diede un'occhiata ai monopattini degli altri alunni. C'era un monopattino blu, c'era un monopattino verde, c'era un monopattino marrone e poi c'erano due monopattini gialli. Ma non c'era nessun monopattino rosso. «Beh», disse Miffy, «devo proprio risolvere questo mistero». Anche Melanie era sorpresa. «Pensavo che tu avessi un monopattino rosso, Miffy», disse. «Lo pensavo anch'io», disse Miffy. «Ma stamattina, quando mi sono svegliata, il mio monopattino rosso era diventato giallo, come per magia». «Ti andrebbe di venire a casa con me, Melanie? Magari puoi aiutarmi a scoprire cos'è successo». Melanie salì sul suo monopattino blu e insieme le due amiche andarono a casa di Miffy. Quando arrivarono, videro un bel monopattino rosso parcheggiato proprio davanti alla casa. Miffy rimase sorpresa. «Come può essere che io abbia due monopattini?» si chiese. Proprio in quel momento uscì dalla casa il papà di Miffy. «Salve ragazze, sono contento che siate venute subito a casa dopo la scuola. Dobbiamo restituire il monopattino giallo a Granty». «Granty?» disse Miffy. «Sì, il tuo monopattino aveva bisogno di due ruote nuove. Così ho chiesto a Poppy Pig se poteva prestarci il monopattino di Granty e ho portato il tuo dal nonno. L'ha aggiustato stamattina. Ma ho promesso a Poppy che avremmo restituito il monopattino di Granty entro oggi».
Quindi questo spiega il mistero, disse Miffy. Andiamo a trovare Poppy e Granty per restituirgli il monopattino giallo e potremmo portargli il regalo delle belle carote fresche del nostro giardino. È un'ottima idea, disse suo papà. Miffy e Melanie raccolsero un cestino pieno di carote. Mentre le raccoglievano, Miffy disse a Melanie: qualche volta ci sono dei misteri anche nella natura, come queste foglie verdi, che in realtà sono carote arancioni. Non poterono fare a meno di ridere tutti. Poi si misero in cammino verso casa di Poppy. Miffy, Miffy, corri e vai, con i tuoi amici ti divertirai. Snuffy, Granty, Boris e anche Poppy è qui con te.